Di nuovo insieme per il nostro appuntamento settimanale con la Monta Western. In questo episodio parleremo di discipline legate agli animali, con Gianluca Munarini, grande esperto di cutting, e Monica, grandissima cowgirl di Team Penning, con ottimi risultati. Impugnate le redini che si parte. Nel cuore della notte un nitrito e poi un muggito. Il recinto si spezza e i banditi irrompono nel ranch. La mandria esce dal recinto e si disperde nella prateria. Ma come si muove una mandria? Vitelli. Mi serve qualcuno che conosca i vitelli. Giulio è un regista e sogna di fare un film western, ma nessun produttore è disposto a finanziarlo. Quando sta per abbandonare l'idea, incontra però un imprenditore cowboy che gli cambia la vita. Vuoi che finanzi il tuo film? Trova dei veri cowboy. E così Giulio va in cerca di persone vere che vivono una vita da veri cowboys, consigliato dal suo amico Cesare, la sua guida nel mondo western italiano. Ehi, biondo! Ricordati che il West è qui! Cesare, mi serve qualcuno che lavora con i vitelli. Aspetta un attimo, guarda questo cavallo com'è in gas. Sì, vabbè, ma io ho bisogno di qualcuno che lavora con i vitelli, Cesare. Vai su dalla Monica. Lei fa gare di Team Penning. E cos'è il Team Penning? 3 cowboy, 1 recinto, 3 vitelli. Hai capito? No. Vai dalla Monica. Vabbè. Ehi, biondo, ricordati che il West è qui. E così Giulio va a Cremona per incontrare Monica. Monica ha solo 23 anni, ma ha le idee molto chiare, tanta tenacia e una grandissima passione. Ho iniziato ad andare a cavallo che avevo 6 anni e nella mia città all'epoca esisteva solo la Monta Inglese, la Monta Americana era solo per i film. Monica ha da sempre l'istinto della cowgirl. E ben presto entra nel mondo western, dove comincia a praticare il Team Penning. La disciplina in cui una squadra di 3 cowboys deve separare dalla mandria 3 vitelli con lo stesso numero e portarli in un recinto nel minor tempo possibile. Avevo sempre un pallino nei confronti dei vitelli, proprio in particolare, quindi mi sono avvicinata alla Monta Americana fino ad arrivare ad oggi che riesco a fare le gare di Team Penning e ho il mio centro. Il cavallo deve avere la mobilità sui fianchi. Lo devi preparare prima? Sì, sto un po' preparando. Monica si sta preparando per una gara importante che dovrà affrontare tra pochi giorni e Vai. Si allena con una bandierina che simula Stop. Il movimento del vitello. Vai. Così il cavallo impara a cambiare direzione rapidamente per spingere il vitello dove vuole il cavaliere. Ali, aumenta la velocità, c'è una rotella. Dai, dai, vai. Stop. Vai. Monica si allena per questa gara da molto tempo, che è una delle più attese dell'anno. La cowgirl sembra ormai pronta per questa sfida importante, tanto da approfittare della presenza di Giulio per prendersi una pausa. Giulio, lo vuoi provare tu? Io lì? Ma... è bravissimo. Tu vai proprio dritto al vitello. Ma lui si muove da solo o lo devo muovere io? No, il vitello lo muoviamo noi. No, il cavallo dico. No, il cavallo è un po', eh. Stai indietro con le spalle. Ok, oddio. Stop. Quando ti fermi, tienilo sempre parallelo, non perpendicolare. Ah, ok. Stop, fermo lì. Bravo. Stop. Stop. Beh, guarda, non sono mica così male. No, il drago ti aiuta molto, eh. Fa tutto lui praticamente. Drago, vai. Vai, vai, vieni fino qua, vieni. Basta. Basta. Mi fai cowboy. Lui è super, eh. Lui è super proprio. Super. Un'altra delle attività quotidiane di Monica è l'insegnamento.
Nel suo centro trasmette tutta la sua passione per i cavalli e la sua grinta alle sue giovanissime allieve. Stoppala! Girati! Stop e gira, stop e gira! La doppia! Vai, vai, vola, 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 vola! Vola, Lucia, vola! Più di più, di più! Dai, oh! Dai, vola al tunnel, Nicola, sono già qua le tue compagne, sveglia! Nicola, anche prima, cioè, stop, dritta, dritta, ti fermi e ti giri. Ve l'ho detto l'altro giorno, dovete entrare in campo gara con la stessa cattiveria che ho io negli occhi quando vado a fare le mie di gare. Monica ha cominciato molto presto a fare gare e ad allenarsi duramente. Da bambina è stata una campionessa di ginnastica artistica e a 16 anni ha vinto il titolo italiano al volteggio. Così Giulio ha chiesto a Monica di fargli vedere qualcosa perché pensa che nel suo film western ci starebbe benissimo una scena di evoluzioni a cavallo. Ora che si è scaldata, Monica rilancia tentando un salto mortale. Salto mortale all'indietro. Nessuna sfida è troppo grande per questa coraggiosa cowgirl. Monica tiene il suo cavallo da gara nell'allevamento di Peppo Quaini, uno dei primi a importare in Italia i cavalli americani. Sono stati i grandi allevatori di vacche come lui a scoprire il mondo della monta western, andando al di là dell'oceano a cercare i bovini migliori. Ma sì, è un amore che non riesce a lasciarmi in pace. Anche avendo terminato l'attività agonistica da tanti anni qui in Italia, ho sempre tenuto un po' di cavalli. Se devo montare un grandissimo cavallo, mi piace montare un cavallo da cutting. Perché il cavallo da cutting, quando è veramente un fuori classe, dà delle emozioni, crea un binomio incredibile con il cavaliere, perché ha molte iniziative. Il mio primo cavallo l'ho comprato che avevo 16 anni e è stato con me per 8 anni. E il 28 ottobre del 2016 è venuto a mancare. È venuto a mancare in un attimo. Purtroppo non abbiamo potuto fare nulla. E quello è stato il momento in cui ho pensato di mollare tutto. Monica, che mi piace molto di lei, è la sua voglia di arrivare. Ha sempre sete, è quasi timorosa a chiedermi le cose, ma so che vuole sempre che io l'assista, la guardi, eccetera, eccetera. E sicuramente è questione di tempo, ma ci arriva. Il grande giorno della gara è finalmente arrivato. Il momento in cui ci si gioca il lavoro di mesi. Assistita dai suoi genitori e dalla sua migliore amica, Monica si prepara per scendere in arena. Tante volte magari si abbatte, no? E una volta, appena prima di una gara, mi ricordo che le avevo scritto un biglietto che l'aveva colpita, no? Che le dicevo che vincere una gara è comunque una bella esperienza, è una cosa sensazionale, emozionante. Però non deve finire lì, l'importante è vincere nella vita. E io penso che lei, per come è lei, è da podio anche nella vita, non solo a cavallo. È molto difficile raggiungere la concentrazione in mezzo alla confusione dei box. Bisogna raccogliere tutte le proprie energie per poi riuscire a liberarle in pochi secondi nel campo di gara.
Monica inizia un lungo riscaldamento, in mezzo a decine di altri cowboys e a pochissime cowgirls. Le mandrie di vitelli sono già pronte nel recinto accanto al campo. Monica non ha ancora un team fisso. A ogni gara partecipa con una squadra diversa. Nel team penning, i tre componenti della squadra devono separare tre vitelli da una mandria, portarli in un recinto senza mai toccarli e impiegando il minor tempo possibile. Monica è riuscita a separare il primo vitello e va in aiuto dei suoi compagni. Il team sembra avercela ormai fatta, ma fino all'ultimo tutto può accadere. Un vitello riesce a scappare e Monica si lancia all'inseguimento. E in un attimo tutto è perduto. No time. Monica ha sfiorato inavvertitamente il vitello e la squadra è stata squalificata. Se esco dal campo gara e dico comunque la gara in generale non è andata come speravo, non me la prendo, mi arrabbio se mi arrabbio solo con me stessa, mi prendo i miei 5 minuti per farmi esame di coscienza e poi risalgo in sella perché c'è un'altra gara da fare. Ehi, biondo, cosa stai facendo? Voglio vedere i vitelli da vicino. Ti mando io nel posto giusto. Biondo, ricordati che il West è qui. Giulio si è convinto che nel suo film i vitelli non possono proprio mancare. Così, per scrivere meglio la scena del furto di bestiame da parte di una banda di ladri a cavallo, raggiunge un meraviglioso ranch tra le colline di Reggio Emilia, dove in mezzo alle mandrie vive e lavora un grande addestratore di cavalli da cutting, un'altra delle discipline western più affascinanti. Fin da bambino, Luca ha sempre avuto una grande passione per il mondo western e l'ha coltivata con tenacia e pazienza, fino a farne una professione e a diventare un vero cowboy. È un po' uno stile di vita, non è proprio un lavoro, capito? È una cosa, una scelta che tu fai e devi avere una passione per farlo, perché se no non la potresti fare se non c'è una passione. E come tutti i grandi professionisti, Luca ha cercato di perfezionarsi lavorando con i migliori. Vado spesso negli Stati Uniti, specialmente in Texas, perché in Texas è la culla del cutting. E andavo anche in Oklahoma perché io facevo maniscalco e mi ero specializzato in cavalli da reining. Là i cavalli è come per noi uno che fa, non so, che lavora in fabbrica, insomma è normale lavorare nei cavalli, sono tutti ranch, tutti cavalli. Io sono stato molte volte lì un po' anche per vedere, imparare, migliorarsi, no? Con tutte le cose. Prima per le ferrature e poi dopo per i capi. Luca, posso chiederti una cosa? Nel mio film io devo girare una scena di un furto di bestiame, ma sai, proprio tipo come se dei cowboy dovessero rubare dei vitelli. Quello che stai facendo secondo me mi può aiutare. Io sto preparando un cavallo per fare le gare di cutting, quindi non so adesso di preciso cosa devi fare, però il cutting nasce in origine dalla necessità dei mandriani, dei cowboy, di separare dei capi dalla mandria. Poi dopo lì si è cominciato a selezionare i cavalli che avevano più attitudine, perché questi cavalli hanno questo cow sense, il senso del vitello, ma al giorno d'oggi il cutting è una disciplina sportiva con una serie di regole e quindi ormai con i cowboy e col lavoro del bestiame il cutting in sé con il lavoro del mandriano ormai c'ha poco a che fare, insomma, ecco. Mi fai vedere un po' come lavori, così ho qualche spunto per il mio film.
Cutting deriva da to cut, tagliare. Il vitello è un animale da branco e la disciplina prevede che il cowboy entri nella mandria, separi un capo e gli tagli la strada per impedirgli di rientrare nel gruppo. Nel cutting il cowboy non è solo. Un ruolo fondamentale è anche quello degli aiutanti che rimangono nell'ombra, i turn back, che lo assistono nell'arena. Quando hai separato il vitello dalla mandria devi abbassare la mano e il cavallo deve lavorare praticamente senza l'uso dei redini. Puoi usare il peso, puoi usare le gambe, deve essere il cavallo a quel punto lì che lavora il vitello. Quando il cavallo è in ordine lo lascio lavorare da solo. Quando è in ordine, nel senso che nella buona posizione è corretto, comincio a lasciare giù la mano e lasciarlo fare da solo. Ogni tanto lo richiamo, lo aiuto, più che richiamarlo lo rimetto in posizione. Il cavallo deve cercare di essere un po' lo specchio del vitello una volta separato dalla mandria, in modo da essere sempre a tagliare la sua strada e poterlo controllare. Quando tu entri e scegli il vitello, devi essere bravo a scegliere il vitello giusto che possa far sì che il tuo cavallo dimostri quello che sa fare. Esatto, quello è un'altra abilità molto importante nel riuscire a scegliere i vitelli, e per quanto uno possa essere bravo, poi dopo non ci sei mai dentro al vitello. Tu cerchi di studiarlo il massimo possibile, poi ti puoi beccare una brutta vacca e lì non ci sarà niente da fare. Di solito è cavallo e cavaliere. Qua c'è cavallo, cavaliere e il terzo incomodo è la vacca. Ma Luca non è solo un bravo addestratore, è soprattutto un grande campione. I trofei dei cowboys sono le fibbie, le buckles. I veri cowboys non comprerebbero mai una fibbia. Indossano solo quelle che hanno vinto in gara e Luca ne ha collezionate moltissime in una carriera ormai trentennale. Queste, Luca, le hai vinte tutte? Tu? Sì, e generalmente la regola è che la fibbia va al cavaliere e il trofeo va al proprietario del cavallo. Quindi queste sono quelle che ho vinto nella mia carriera. Questa è l'ultima, Futurity, 3 anni l'anno scorso, 2016. E quello invece? Ok, questo è lo scorecard, quello che il giudice compila, qua ci va il nome del cavallo e qua ci sono le penalità e i crediti o penalità anche questi. Partiamo dal fatto che uno spettatore comune che viene a una gara di cutting, a una fiera, così, fa fatica a capire cosa stiamo facendo. Tu hai 2 minuti e mezzo di tempo per esibire il tuo cavallo al giudice o ai giudici. In questi 2 minuti e mezzo puoi fare 2-3 vitelli. Tutte queste voci qui. E dopo ci sono tutte queste voci che sono l'airdwork, il lavoro nella mandria, e gli appeal, la bellezza del cavallo nel lavoro. Ma non è solamente una bellezza estetica, è anche un modo di lavorare bello, la montare del coraggio che dimostri, nel senso un vitello difficile lo tieni, anziché puoi mollarlo, puoi spegnerlo, invece lo tieni, continui a lavorare con le redini lente, e queste sono tutte penalità. In teoria quando tu vai a vedere lo scorecard dopo della tua gara riesci a capire un po' cosa hai sbagliato, cosa hai fatto bene, anche per migliorarle. Mi sta venendo il mal di testa, magari è meglio se andiamo a provare direttamente fuori. Non ci capirai niente lo stesso, però. Luca dà a Giulio una lunga serie di indicazioni. Il cutting è una disciplina davvero difficile e ci sono tante cose da tenere a mente. Sulla seduta, perché quello che facciamo quando si mette giù la mano è di stare il più possibile dentro la sella, ok? Dentro la sella. Quindi io devo... Sì, devi cercare di stare... Anche quando vai allo stop, il segnale di stop è questo. Ok. Dare peso qua. Dopo aver superato la prova con la bandierina da Monica, per Giulio è finalmente arrivato il momento di fronteggiare un vitello vero. Adesso metti giù la mano. Giù la mano. Oh, porca miseria. Questo è come aver messo dentro il gettone. Guarda il vitello. Tieni stretta la sella, spingi sul pomello, non tirare il pomello. Ok. E guarda il vitello, seduto. Quando il cowboy abbassa la mano che tiene le redini sul collo del cavallo, quello è il segnale. Inizia il duello con il vitello. Questi cavalli sono agilissimi. Saltano come gatti per inseguire il vitello. Sto prendendo gusto. I cavalli da cutting ben addestrati hanno una grandissima autonomia. È per questo che anche un principiante come Giulio sembra cavarsela piuttosto bene.
Come mettere il gettone dentro al gioco dei bambini? È uguale, fa tutto lui. Io e Angela avevamo una selleria di serie western, no? Di Monta Western. E il nostro grossista portava le selle dal Texas e là il cutting è la disciplina più importante. E un giorno andando lì da lui a prendere le selle mi ha fatto provare un cavallo da cutting come ha fatto Giulio oggi. E da lì mi sono ammalato. Cioè un'emozione, quando provi quella sensazione lì di sentire il cavallo, come dicevo io, che metti il gettone va. E non so, e da lì è nata questa cosa. Questo è Smoking Spook. E con questo ho avuto tantissime soddisfazioni l'anno scorso, ho vinto tutte le gare che c'erano qua per i cavalli riservati per i cavalli di 3 anni, e quindi ho vinto tre gare, ci ho già 3 gare vinte. Questo è un cavallo che io ho fatto, quando c'è un cavallo che tu hai fatto, per me è una cosa molto importante, ci lascio sempre qualcosa di mi rimane un po' nel cuore, quindi quando c'è un cavallo che tu hai testato da piccolo è un po' diversa la cosa di un cavallo, anche se la preparazione di un cavallo anche adulto per andare a una gara è importante perché la fai sempre tu. Anche se il cavallo non l'hai formato tu, lo devi preparare tu, quindi ci metti del tuo. Però il cavallo che hai fatto da piccolo, che hai fatto da niente, lo porti a far cutting, quella è una cosa che l'hai fatta te. Luca è giunto quasi alla fine dell'addestramento di un puledro. Lunghi mesi di lavoro in attesa della prima gara, ma c'è qualcosa che ancora non lo convince. Questo cavallo ha quasi tutto, un po' di dubbi sulla sua velocità. Adesso dobbiamo vedere nei prossimi mesi quanto... La prima gara di un puledro è il Futurity. Per un cavallo l'esordio avviene all'età di 3 anni. Di forza ne hanno. C'è un po' anche questa incognita, questa cosa, un po' l'emozione del cavallo giovane, del cavallo mai visto in gara, che il Futurity, insomma, è un po' quella cosa lì. E poi alla fine di tutto... Il cerchio si chiude quando vai a mettere giù la mano in gara al Futurity e lì vedrai veramente poi, perché ci sono talmente tante variabili, tante cose da mettere insieme, e lì metti tutto insieme, vai in gara, metti giù la mano, quando metti giù la mano vedrai veramente cosa hai in mano. Ecco. Futurity è sempre una gara che ci metti corpo e anima, perché praticamente sono quasi 2 anni di preparazione, comincia 2 anni, fai il lavoro dei 2, poi il lavoro dei 3, quindi quando arrivi a questa gara qua certi cavalli proprio sono diventati parte, sono come dei figli in pratica, e quindi insomma è una cosa molto a livello emotivo molto importante. Cosa dici Luca? È pronto per il Futurity questo cavallo? Ma guarda Giulio, ti dico, ha tutte le carte in regola, il cavallo mi piace, però la verità è che lo sapremo solo quando andrò là e metterò giù la mano. Grazie a Luca, Giulio ha scoperto che anche un professionista di lunga esperienza ha ancora tante emozioni da provare. E così può ripartire ancora alla ricerca di altri protagonisti per il suo film. Perché il West è qui. Sailing out of Balkan, something like a lorry sigh, a gun around the waist, another ball of forest, and when it's gone wrong, I got a chance to fall. I praise it calling, now we'll roll. It's gonna down, baby. To go the vast and down the rent. It's a dollar got the ball of vent. It's a dollar found alone and blown and blown as low as a tooth come round. What did I decide? No. Sweet, I'm afraid I'm well, gonna smake you down. It's coming, soul guitar, baby. Oh, yeah.